un risultato di assoluto e totale rispetto. Inizia la partita. Tutto pronto per il kick-off con i due ritornatori designati per i mastini, con il numero 30 Leonardo Agostinis, con il numero 9 proprio il veterano Filippo Mutascio. È Agostinis che prende la palla e la porta intorno alle lanciata con due ricevitori per lato per Colosimo, che va a chiamare il pallone, che va subito con questa option lanciata forse in avanti, c'è però un fumble recuperato dai Dolphins. Vediamo quale sarà la chiamata degli arbitri, Stefano. Sì, questo è i Dolphins. C'è la motion di Winnie che si sposta sulla destra, di Galbo che va a lanciare. Scarica proprio su Winnie, Winnie ed entra. Touchdown Dolphins Ancona. Winnie entra nonostante l'intervento. Quattro ricevitori esterni, un running back alle spalle di Galbo. Ancora al lancio, buono il tempo concesso, di profondo il lancio. Bella la ricezione. Lancio spettacolare, una freccia lanciata dai 146 kg per 1,92 m. Devo dire che avevo avuto l'impressione che non fosse proprio... Arriva nel frattempo l'intercetto su questo lancio di Colosimo. Cristian Giardinieri ha intercettato per tutta la stagione. Quindi torniamo al punt di allontanamento, come dicevamo, due ricevitori profondi per i Dolphins. Va direttamente Raffaele Rotelli. È il numero 11 riesce, che se ne va sulla riesce destra. Riesce a correre molto bene, riporta il pallone fino a... Ancora più invidiabile per l'attacco Dolphins, di Galbo chiama. È un lancio, oppure decide di correre in proprio di Galbo senza essere toccato. Ha sfruttato benissimo i buchi. Secondo i 10... Ancora Colosimo che rimane in tasca, va profondo, a lanciare in profondità profondo per un pallone che poteva essere inteso per le mani di Barbaro. Bellissimo però l'intervento difensivo di Valentino Rotelli. Sì, Valentino Rotelli è schierato regolarmente come safety e ha senso, quindi coordinazione ne ha veramente tanta. Terza e 10 per gli scaligeri con Colosimo messo sotto pressione. Va a lanciare questa traiettoria flat per Leonardo Pascuotto, che riesce a trattenere il pallone, ma è il colpo. Lancio veloce per Gianfelici con il numero 87, Emanuele Gianfelici. Quindi dovrebbe essere... Fine primo... Insieme a Di Galbo... Una finta con il lancio sulla traiettoria slant. Scarica su Soltana, che entra nonostante la copertura vi fosse, è riuscito a prendere l'interno. Alla... Le corse di Manuel Savoia, un 35-0 che vede con la diretta la corsa in touchdown da parte di Chiappini. Mi sembra di aver visto il numero 62 in maglia verde correre questa dive sulla parte sinistra del campo. Marchigiana. Finta di end off, scarico molto bello, intercetto perfetto a una mano. Ed è il bel intercetto di 25 yard. Arriva lo snap, il calcio bloccato dalla fronte difensiva dei Dolphins. Nulla di fatto, è Vincent Winnie che... Come dicevamo, la sideline Dolphins sta inserendo giocatori nuovi e qui c'è un sack pesantissimo su Lorenzo Cilla, oltretutto molto fortunoso perché ribadisco quel pallone non era precisamente uscito bene, ma vabbè, adesso speriamo che
Non ho capito chi sia che ha fatto due volte di seguito il ricevitore ineleggibile. Va bene, Cilla, oppala. Dunque, disastro. Flag. Pallone che arriva in end zone, non si capisce chi. Finisce il match. Finisce la partita. Avete assistito a un secondo tempo.